Carlo Conti ha svelato un retroscena inaspettato su una lite furibonda avvenuta dietro le quinte, nessuno è riuscito a fermarli. Carlo Conti, come sappiamo da ormai parecchio tempo, è alla guida e alla conduzione di Tale e Quale Show, il programma delle imitazioni più famosi della televisione che sta avendo un enorme successo da ormai parecchi anni, con il pubblico che si è affezionato davvero tantissimo non solo alle imitazioni in sé, ma anche e soprattutto ai VIP che, con tantissima fatica e prove su prove, si mettono in gioco di volta in volta con cantanti e personaggi davvero difficili che, spesso e volentieri, hanno uno stile davvero unico ed inimitabile. A volte ci si riesce e tutto fila liscio ma, come del resto è anche normal che sia, tante volte il successo non arriva ed i giudici, oltre ovviamente al pubblico, se ne rendono conto bocciando l'esibizione. Solitamente nel programma che va in onda in prima serata su Rai 1 non ci sono sostanzialmente mai delle liti o degli scontri profondi e feroci dal momento che, come sappiamo, il tutto si svolge in maniera davvero molto tranquilla e soprattutto pacifica poiché i toni ed il senso del format non puntano sullo scontro nello show, quanto piuttosto sulle esibizioni e sulla fatica e difficoltà di mettersi, letteralmente, anche grazie ad una squadra di truccatori straordinari, nei panni di un altro. Punto qualche tempo fa, però, è successo qualcosa che nessuno si sarebbe mai immaginato dal momento che, come sappiamo, nessuno avrebbe mai potuto pensare che si potesse assistere ad un dietro le quinte così pesante che ha visto coinvolti due personaggi famosissimi e molto amati nel mondo dello spettacolo. Ma di chi stiamo parlando? Il riferimento è alla lite furibonda tra Cristiano Malgioglio e Valeria Marini. Ecco tutti i dettagli. Il tutto è accaduto dopo che la showgirl ed attrice ha vestito i panni di Shakira in Waka Wona, con il cantautore, che vestiva i panni di un giudice in quel momento, ha fatto capire molto bene quanto sia stata poco apprezzata la sua performance, si è messo un nastro rosso in bocca come a voler dire che non aveva intenzione di parlare, per poi vuotare il sacco con accuse davvero pesantissime, sei una sciagura, hai stonato dall'inizio alla fine, dopo un'esibizione così è meglio tacere. Ovviamente la Marini non è stata zitta ed ha avuto modo di controbattere dicendo che le dice sempre le stesse cose e di cambiare disco. Insomma, una lite che non si era mai vista prima e che è continuata anche, seppur a distanza anche a Domenica in.